A questo punto il Partito Democratico avrebbe diritto ad avere più voce nel governo perché i 5 Stelle oggi nel, diciamo, analisi del post voto ha detto che i rapporti di forza resteranno gli stessi, ma potrà essere così? Ma qui bisogna intendersi su come si leggono le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Cioè, se si vuole raccontare che è stato un trionfo del PD e che il PD ha risolto tutti i suoi problemi e che il PD è di nuovo il partito a vocazione maggioritaria di Veltroni, che non ha bisogno di nessuno, secondo me non dovrebbero soltanto chiedere un rimpasto oppure di riscrivere da soli l'agenda del governo, dovrebbero proprio mandarci alle elezioni e a quel punto vincerle se ci riescono. Ma dato che ieri non è successo nulla di tutto questo, non è risorto il bipolarismo, non ha vinto il PD in quanto autosufficiente perché Bonaccini ha beneficiato dell'affluenza boom alle urne portata anche dalle sardine, e ha beneficiato soprattutto del voto disgiunto e addirittura diretto dei 2/3 di quelli che avevano votato 5 Stelle in quella regione, è evidente che quello è un voto regionale emiliano-romagnolo irripetibile che premia un'esperienza unica in Italia, cioè un buon governo di centrosinistra. Non so in quale altra regione d'Italia si può parlare di un governo regionale di centrosinistra buono. E dopodiché hanno avuto bisogno del concorso, del voto disgiunto, addirittura di gente che arrivava da Forza Italia e da Fratelli d'Italia e che non hanno votato la candidata di Salvini o non hanno voluto votare Salvini perché hanno inteso come vero candidato Salvini. Quindi, se si riconduce quel voto, come diceva Cacciari, alla specificità dell'Emilia-Romagna, la Calabria, come abbiamo visto, è già tutt'altra Italia. A questo punto la domanda è: ma a quale regione si dovrebbe uniformare il governo? È evidente che non si può andare avanti così. O la piantano, si va alle elezioni e così realizzano finalmente il sogno di Salvini, oppure la smettono di utilizzare il voto in una o in un'altra regione ai fini del governo. Lasciano lavorare il governo, si occupino di rinnovare il PD, i 5 Stelle se ci riescono si occupino di rinnovare i 5 Stelle, Renzi se ci riesce si occupi di superare quel famoso 5% che dovrebbe essere lo sbarramento e la smettano di rompere le scatole, altrimenti daranno tutti ragione a Salvini che aveva detto che il voto in Emilia-Romagna significava che oggi si doveva dimettere Conte, perché tutti continuano a dire che non era così, ma tutti continuano a trattare quel voto come se l'Italia fosse l'Emilia-Romagna, ma non la Calabria e tantomeno l'Umbria. E allora a che gioco giochiamo?